Allora vogliamo cominciare? Ci siamo tutti, mi pare, no? Ma sì, sì, cominciamo. Tanto io lo so come va a finire. Signorina, il verbale. Davanti a me, Muzio Coletti, notaio in Santa Margherita Ligure, sono qui convocati all'abitazione del Decuius per sua espressa volontà, a D 18 novembre 1987. Senta, signorina, sappiamo benissimo che giorno è oggi. Notaio, sia gentile, stringa, la mia moglie è sindaco, è attesa. Ma veramente non mi aspetta nessuno, ho tutto il tempo che volete. Come vogliono, allora do lettura del testamento. Ecco, bravo. Io qui sottoscritto, Ugo Maria Volpone, nato a Genova il 3 febbraio 1932. Sì, lo sappiamo di chi è il figliolo, notaio, stringa. Veramente io non lo so, mi farebbe piacere sapere. Comunque, allora vado direttamente a casa. Tu vada. Ai miei cari e fedeli servitori Aldo Rosalba Marignano e Serse Tessari, lascio... Oh mamma mia, i legati minori. Beh, scusi, i minori saranno per lei, ma per noi... Dica, ci lascia. Lascio la garanzia e la sicurezza dell'impiego. È mio vivo desiderio che essi rimangano in servizio in questa casa con immutato trattamento economico, impegnando il mio successore a ricordarli a sua volta nel suo testamento. Ma cosa vuol dire? Che dobbiamo aspettare che muoia il prossimo. Che ci facciamo con questi? Vieni dalla presi. Che tali? Alla parrocchia di San Gaudenzio in Santa Margherita Ligure. Uffa. Stia calmo, non è detto che questo sia un lascito minore. Prego, notaio. Alla parrocchia di San Gaudenzio in Santa Margherita Ligure lascio i due ex voto custoditi in biblioteca. E basta? Basta. Ecco, monsignore. Glieli incarto? Da uno che si fa cremare, cosa ti potevi aspettare? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre, sempre. Al mio fedele Bartolomeo Mosca. Oh, finalmente questo è l'ultimo. Vai. Intelligente e soave compagno dei miei ultimi giorni, lascio la mia intera e indivisa proprietà. Che cosa lascia? La mia intera e indivisa proprietà. E cosa ridi? A te. Sono soave. Sei un servo furbo, ecco quello che sei. Signora, non le permetto. Oh, madonnina. Un servo a me. Allora, io sono il padrone, sono il padrone. Calma, calma, signore. È il notaio, prego, regolare lettura. Se voi lo fate finire, calma, state seduti con i legati e i minori. Ti lascio, prego, non si può continuare, calma. È tutto regolare secondo la legge. E la legge del defunto va rispettata, le volontà del morto. Mi meraviglio di lei, notaio, lo sappia. Signore, questa è circonvenzione di incapace. Non ha circonvenuto nessuno, signori, vi prego. Calma, calma, lasciatemi leggere. Ci sono dei piccoli lasciti anche per loro, signore. Sai dove puoi metterli quei tuoi piccoli lasciti, notaio? Sono dei piccoli lasciti. Tu, traditore, che hai preso le chiavi della mia Maserati. Una nave. Io ti ammorto, vieni qui. Vieni qui. Allora, prendetela. Ti ammorto, fermatelo. Lasciatelo. Portatelo via. Fuori da casa mia. Casa tua, un corno. Se fossi lei questa parola, non la direi. Signori, è stato un piacere. Arrivederci. Sì, sì, sto buono. Complimenti, Mosca. Grazie, signore. Aspetta, Francesca. Aspetta, per favore. Scusi tanto. Buonasera. No, se l'accordo. Andiamo. Francesca, aspetta. Francesca, aspetta. Sono nominato. Oh, Eliana. Oh, Eliana, parla. Eliana, Eliana, parla. Parla, Eliana, parla. Su, 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 Elianina. Su. Signora. Parla, vieni. Oddio, è svenuta. Brava, metti una mano. Metti una mano. Si tiri su. Oh. Le vado a prendere un po' d'aceto, eh? Sì, sì, quello che vuole. Eliana, su, Elianina, su, su, su. Riprenditi. Notaio, legga. Continui. Brutto figlio di una bagascia, se sa belinde, ma è in alto turipa. Ma che ha detto? Beh, insomma, ora ti sei approfittato di quel rimbambito. Che ladro, imbroglion. Signora, e che... Ci vediamo in tribunale! Ma Raffaele! Vieni via, Raffaele, vieni. Ma come faremo con mio padre? Questo babbo gli stronco un fegore, si apre. Oh, Raffaele! Vieni. Non ti preoccupare, vieni! Io ti ammazzo!
sento male. E lasciatemi! E tu che ci fai qui? Andiamo! Dei piccoli, lasciati che li buttiamo via. Abbi un po' di dignità. Andiamo, andiamo. Ci vediamo in tribunale. Fuori da casa mia! Rosalba! Sì? Accompagna i signori alla porta. Sì, sì. Io le faccio, si sono rivelati per quello che sono. Hanno perso il controllo. Congratulazioni a lei. Grazie a tanto. Arrivederci. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Ma cosa fai, matto? Mosca! Eccomi, signori. Ma lì mi andate via troppo presto. Che cavolo t'ha preso? Non ho mai fatto fare il colpo di scena. Non si preoccupi, il colpo di scena ci sarà. Ci sarà lo stesso. E anche più originale. Perché poi a me questa cosa del fantasma non è che tanto mi... Ma che cosa? Ma è un classico! Uscire fuori improvvisamente vestito da fantasma e spaventarli tutti, eh? Ecco, vede, signore, ora il fatto è che il colpo di scena non sarebbe più basato sull'uscire dalla tomba. Anzi... Ma cosa vuol dire? Porca puttana! No! Non ho saputo resistere. Era una tale occasione. E per quanto tempo ho intenzione di sfruttarla, questa occasione? Mi ha detto che lì c'è quanto basta per una sopravvivenza di 5 anni. Facendo un filo di dieta che non ne farebbe neanche male, possiamo arrivare anche a 6. E poi si vedrà. Merda! Prego, signore. Niente, niente. Sta a sentire. E se facessimo 50-50, eh? 50-50. Eh? Di tutto? Sì, di tutto quello che ho. Signore, se io la facessi uscire di lì, quel testamento varrebbe meno della carta igienica. Che faccio? Mi fido della sua parola? Va bene. A monte. Sta a sentire, Mosca. E se ti venisse un accidente, come caldamente mi auguro, nessuno sa che sono sepolto qua dentro. Non si preoccupi, ho pensato anche a questo. Mi ricorderò di lei nel mio testamento. Ed ora, signore, prima che stacchi tutto, se vuole aggiungere un'ultima cosa. Mi mancherai molto, Mosca. Anche lei, signore. Mosca. Sì? A darvi algo. Che cartaccio. Passo. 30.000. Carte? Sì. Uno. Aldo, Aldo. Oh, dai.